Guardate, cari, guardate che sta succedendo. Nemmeno un goccio di pioggia. Ma una cosa pazzesca! Dopo quelle di Posillipo, giungono dall'isola d'Ischia immagini amatoriali ma eloquenti catturate da villeggianti ed operatori balneari di un copioso sversamento di liquami finiti in mare mercoledì pomeriggio 10 luglio 2019. Tra le ore 18 circa e le 18.30, così come hanno testimoniato coloro che in quel momento si trovavano sul lido del comune di Ischia, dopo un breve acquazzone è giunta a mare un'enorme quantità di liquami puzzolenti di gran lunga superiore rispetto al volume di pioggia venuto giù. In pochi minuti la chiazza di acqua di colore marrone giallognolo è diventata enorme, allargandosi a macchia d'olio su gran parte del litorale. I turisti, increduli soprattutto per la puzza nauseabonda che si è rapidamente diffusa in zona, hanno immediatamente lasciato le spiagge interessate dallo sversamento. È 25 anni che vengo in questa meravigliosa isola di Ischia. Ieri intorno alle 18.30 guardavo il mare e ho visto a un certo punto in una specie di baia, una schiuma molto bianca. Poi piano piano questa schiuma si è diradata e è iniziato a venire un colore marrone, giallo dell'acqua e anche molto, se posso dire, puzzolente, sapeva di fogna. Quello che abbiamo visto ieri è stata una cosa indecente. Per noi che veniamo sempre a Ischia, al Dei Tu, è stata una cosa bruttissima da vedere, da sentire. E quindi siamo arrabbiatissimi. Ieri è successo un episodio molto sgradevole. Il 10 luglio c'è stato un temporale che però è durato pochissimo e praticamente subito dopo il mare si è sporcato in maniera che non è giustificabile dalle quattro gocce che pure insomma ci sono state. E infatti anche dall'odore che poi il mare ha emanato è di tutta evidenza che qualcuno, non so dove, ha sversato dei liquami e senza nessun rispetto né per l'ambiente né per la salute dei nostri figli, ma anche dei figli degli ischitani. Un altro sversamento si era già verificato dopo un brevissimo temporale il giorno prima, martedì 9 luglio. Il canalone che sfocia sul lido ischitano, detto del Rio Corbore, raccoglie le acque piovane a partire da Piedimonte, frazione del comune di Barano d'Ischia, e giunge sul lungomare Cristoforo Colombo, costeggiando la strada principale. A tratti scoperti, come lo è ad esempio in zona Pilastri nei pressi del cimitero di Barano, spesso emana una puzza a dir poco nauseabonda e molto fastidiosa per i residenti del circondario. A chiamarci affinché ci interessassimo dell'annoso problema e mostrassimo le immagini dello sversamento realizzate e postate sui social dai turisti che successivamente ce le hanno inviate, è stato Ventura di Scala del ristorante Dai Tu. Caro Gennaro, ci ha detto amareggiato per telefono, invitandoci a recarci al lido. Noi non ne possiamo più. Con tuo padre fate tante battaglie. Aiutateci a far risolvere questo problema. Non si capisce, le amministrazioni sono assente. Non riescono a vedere i problemi, sono 40 anni che si ripete e nessuno prende provvedimenti. Le spiagge non ci sono e diciamo che non sappiamo a chi rivolgerci. L'amministrazione è assente e gli ischitani non si fanno sentire, come non hanno i figli, non hanno nipoti, siamo tutti corrotti in modo che non possiamo, non facciamo un reclamo giusto per la nostra isola che sta andando sempre peggio. La gente se ne va, non si capisce, è diventata peggio di una città. Gli sversamenti del Rio Corbore interessano periodicamente le coste ischitane da circa 30 anni, come ci ha confermato Gianni Vuoso, che 20 anni fa costituì anche un comitato di lotta con cittadini e operatori per chiedere la soluzione del problema che gli amministratori comunali di Ischia e Barano non hanno mai avuto la volontà politica di risolvere. Il problema di Rio Corbore è vecchio di almeno 30 anni. Lo sversamento a mare dei liquami si ripete periodicamente e purtroppo, specialmente, soprattutto in periodo estivo. Il verificarsi ancora nel 2019 degli sversamenti sulla costa ischitana rappresenta una delle peggiori vergogne politiche e sociali di cui sono totalmente responsabili gli amministratori comunali ischitani e baranesi degli ultimi 30 anni e che nonostante tutto sono sempre stati rieletti alla guida del paese. Il Partito
comunista italiano marxista-leninista, guidato dal segretario generale Domenico Savio, cioè dall'unica forza di opposizione politica, nonostante non ancora presente in Consiglio Comunale, oltre alla definitiva soluzione del problema per cui continuerà a battersi senza se e senza ma, chiede che si faccia piena chiarezza su quanto accaduto in questi giorni e su quale sia stata la causa reale degli ultimi sversamenti.